Siamo dati Gesù e Maria. Questa santa messa della terza domenica d'Avvento, detta la domenica della gioia o gaudete, inizia, se ci avete fatto caso, con le parole dell'antifona d'ingresso che dicono: rallegratevi nel Signore, sempre. Ve lo ripeto ancora, rallegratevi. Queste parole sono in realtà l'inizio della seconda lettura, che adesso è stata tradotta nella nuova versione in maniera un pochino differente. Quindi abbiamo questo paradosso, che l'antifona d'ingresso c'ha la vecchia traduzione e la seconda lettura c'ha la nuova traduzione. Però questo passo è un passo veramente bellissimo, che ci spiega i fondamenti profondi della preghiera cristiana. E siccome ci sta questo conflitto di traduzioni, ecco, io le cose che vi dirò adesso le faccio tenendo sotto proprio d'occhio il testo greco, in modo tale che focalizziamo bene i termini, i passaggi che sono veramente pieni di consolazione. Cominciamo dalla prima parola, rallegratevi. Qui viene tradotto state lieti. Il termine greco è chairete, che è proprio rallegratevi, rejoice in inglese. E sapete quando è usata questa stessa parola? Quando l'angelo saluta Maria. Chaire che caritomene, stessa identica parola. Tant'è vero che la nuova traduzione della CEI non dice ti saluto Maria, ma la traduce con rallegrati Maria. Che caritomene, cioè piena di grazia, cioè attenzione che il termine greco per dire la grazia, il verbo è chairo, grazia è charis, è la stessa cosa. Quindi rallegrarsi nel Signore significa, guarda, se tu stai proprio in super grazia di Dio, quindi in una vita come quella della Madonna, più piena di grazia che puoi, quindi più vicino ai sacramenti che puoi, più vicino alla preghiera che puoi, tu sarai felice. Ecco perché rallegratevi nel Signore e sempre. In greco è pantote, paspasapanne in greco significa tutto, cioè in ogni circostanza, letteralmente. Ma come? In ogni circostanza. E se muore qualcuno? E se mi viene un coccolone? E se capita una disgrazia? E se tira brutta aria, come ancora tira brutta aria intorno a noi, questa atmosfera a cappa che ci opprime, come faccio a rallegrarmi? Ma San Paolo dice, rallegratevi nel Signore sempre, in ogni circostanza. È possibile questo qui? È certo che è possibile. Ti faccio la domanda da 10 milioni di dollari, 10 milioni, anche di più. Gesù in croce e la Madonna sotto la croce, erano nella gioia oppure no? Questa è la domanda da 10 milioni di dollari, qui bisogna stare attenti prima di rispondere. Allora erano immersi in tanti di quei dolori che nessuno di noi si può immaginare. Ma proprio neanche se ci stiamo, se facciamo, dobbiamo meditare sui dolori di Gesù e di Maria, magari, piangere tante lacrime se il Signore ce le suscita, sono sempre poche, sono. Se stessi in tutta la vita a piangere i dolori di Gesù e di Maria sarebbe tempo ben speso. Ma sotto questa valanga, sotto questa tempesta immane di dolori, loro erano felici. Tutti e due, e guardate che mi prendo responsabilità di quello che dico, perché quando muoio qualcuno potrebbe dirmi: oh, ma che dici? Io stavo in croce e tu vai in giro che sei felice? Lo so quello che dico, perché è così. E chi questa cosa l'ha gustata lo sa, perché io conosco persone che nonostante quella cappa che ci opprime da 2 anni a questa parte, sono serene, sono felici. Per certi aspetti, senza che questo significhi essere incoscienti, per loro è come se non fosse successo niente. Capite? Perché altro è quello che accade dentro di, fuori di noi, altro è quello che accade dentro di noi. Io quando arrivai a Sermoneta, non so chi di voi c'era, il 15 ottobre del 2016, sicuramente c'era qualcuno nel coro, ringraziai pubblicamente durante l'omelia, lo ricordo come se fosse ieri, per un bellissimo canto che fu fatto durante quella celebrazione. Non mi ricordo se durante l'omelia o durante le parole di ringraziamento dopo la comunione. Sapete con che canto fui accolto qui?
un monumento, lo Spirito Santo ha ispirato il coro, con un bellissimo canto di Monsignor Frisina, che è proprio il canto di questa domenica. Se c'era il coro gli avrei chiesto di farlo qui, chi lo sa, se lo farà la messa delle 11. La vera gioia, quella non te la toglie nessuno, perché questa gioia non dipende da quello che sta fuori di te, ma dipende da quello che sta dentro di te. Non te la toglie nessuno. È la gioia che hanno provato i martiri dinanzi ai tormenti, dinanzi alle persecuzioni. Domani è Santa Lucia, un'altra fuori classe di prima categoria. Ecco, poi San Paolo dice, ve lo ripeto, rallegratevi. San Giovanni Bosco diceva, sapete qual è il segno distintivo della santità? Dice, che uno fa tante preghiere? No. Che uno è umile? No. Che uno va a messa tutti i giorni? No. Che uno fa tante opere di misericordia, aiuta tanti poveri, si prodiga? No. Sapete cosa diceva San Giovanni Bosco? Qual è il segno della santità? L'allegria. Lui diceva, i santi sono sempre allegri. Volete vedere se una persona è santa? Controllate se è sempre sorridente. Sempre sorridente, eh? Sempre. Anche quando si ha il sorriso stampato sotto le lacrime che scendono dagli occhi. C'è un canto bellissimo della Madonna, si chiama Regina dei Cieli, che dice, oh Maria, come eri bella davanti alla croce e con i tuoi occhi che piangevano le lacrime, ma col sorriso sulle labbra. Un'immagine meravigliosa. Ancora, continua San Paolo, la vostra amabilità, è tradotto qui, sia nota a tutti, anche qui. In greco è epieikes. Epieikes, amabilità, sì, è la cortesia, l'affabilità, la gentilezza. In inglese è gentleness. Quel modo di fare bello verso tutti. Altro segno distintivo, certo, della santità, eh? Questo è un altro grande santo. Che dice che era San Francesco di Sal, dice, secondo una persona si vede se è veramente santa, quando riesce a trattare sempre con affabilità e gentilezza tutti, anche i nemici, anche le persone che gli parlano male, anche le persone che gli vogliono male, riuscendo a superare quell'istinto naturale che abbiamo di avere una certa repulsione, una certa credine verso chi in qualche modo ci si oppone. La vostra amabilità, affabilità, cordialità, gentilezza, sono tutti quanti i modi con cui si potrebbe tradurre questa splendida parola greca. Sia nota, attenzione, in greco è gnosceto, non è semplicemente sia nota, sia evidente, cioè si veda, evidente, cioè una cosa visibile, cioè che tutti possano dire, ma quello è sempre così, cioè non ostentarla, ma che possa essere testimoniata da tutti. State vedendo che belle cose. E poi, il Signore è vicino, va bene, questo è il grande grido dell'Avvento. L'altro versetto, non angustiatevi per nulla, ma in ogni circostanza fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Allora, anche qua, in greco è meden merimnate, letteralmente sarebbe non siate ansiosi per nessun motivo. Non preoccupate, hai visto l'ansia? Quando uno si preoccupa delle cose che non funzionano, del futuro, del domani, non voglio fare discorsi troppo facili, no? Stanno tutti quanti preoccupati e ansiosi, siamo sempre sotto queste minacce apparentemente interminabili che siamo tutti. L'ansia te prende, dice, ma quando finisce, ma quando cosa? La preoccupazione, no? Umanamente, tutte quante cose umanamente comprensibili, attenzione, Ma i figli di Dio si preoccupano? No, stanno ansiosi? No. Perché sono incoscienti? No, perché sono credenti? Perché sono abbandonati nelle mani, come diceva San Francesco, di colui che tutto sa. È tutto buono, che comanda sempre lui, e confidano fermissimamente che a me non mi succede niente di male se il nostro Signore non lo permette, e lo permetterà a me come a voi, solo in vista.
vista del mio bene, altrimenti non lo permette. Capite quanta, capite perché San Giovanni Bosco diceva la santità consiste più? Perché nello stare allegri ci sono dietro tutte queste cose, perché l'allegro non è un cretinetti che ride come uno scemo, che c'è stata ridere dinanzi a certe situazioni, non è questa cosa, capite? Sciocca, è una cosa profonda, profondissima, che coinvolge tantissime dimensioni interiori, esistenziali, tantissime virtù. E San Giovanni Bosco dice anche che il diavolo, sapete di chi c'ha paura il diavolo? C'ha paura dei grandi digiunatori? No. Dei grandi esorcisti? No, un po'. Ma il diavolo c'ha paura, sempre San Giovanni Bosco, della gente allegra in questo senso, perché che ti fa il diavolo quando stai così? Vediamo, che mi fa? Che mi fa? Il vento mi fa? Le minacce? Tu, caro diavolo, tu sei uno che fai bau bau, ma se il nostro Signore non ti permette di farmi del male, ma tu non mi fai niente a me. Attenzione, siate sempre lieti, siate pieni di grazia, quindi questo è il presupposto, capite? Perché per sfidare il diavolo ci vuole l'attrezzatura interiore. Ancora, ma in ogni circostanza, anche qui empanti, in tutte le situazioni, oh bellissimo, fate presenti a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche e ringraziamenti. Sapete come si dice ringraziamenti in greco? Eucaristias, quello che stiamo celebrando. Preghiere vuol dire che presentiamo al Signore le necessità nostre e di tutte, le suppliche, quando ci sentiamo deboli, aiutami Signore, stammi vicino, ma soprattutto ringraziamenti per tutto, per tutti e per sempre. Saper riconoscere tutte le cose belle che il Signore ci ha dato nella vita e di cui ha cosparso la nostra esistenza. E infine, dulcis in fundo, attenzione, la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Cristo Gesù. Chi è la sorella gemella della gioia? La pace. La pace di Dio, Eirene tuteu. La pace che viene dal Signore, voi sapete che il 1° gennaio celebreremo la giornata della pace, ma non voglio fare l'omelia del 1° gennaio, che cade nell'ottava di Natale. Perché la Chiesa ha messo la giornata della pace nell'ottava di Natale? Cioè, l'ottava di Natale sapete che è come l'ottava di Pasqua, no? È il culmine della festa di Natale, anche se poi il 1° gennaio è anche la Madre di Dio, la solennità. Perché? Perché la pace, chi la trova? Cosa hanno detto gli angeli all'annuncio dei pastori? Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini, adesso lo dicono, amati dal Signore o di buona volontà. Allora, risolviamo quest'ultimo mistero e poi vediamo. Gli uomini amati dal Signore sono tutti, ma gli uomini di buona volontà sono quelli che accolgono l'amore del Signore, per cui il testo greco dice di buona volontà, cioè fa riferimento che se tu non accogli l'amore del Signore, tutto questo che ci siamo detti oggi te lo scordi proprio la notte. Chi non vive queste cose non è che le vive chi è Superman, queste cose le vive semplicemente chi ha accolto l'amore del Signore. Ricordatevi che rallegratevi significa state pieni di grazia, carizzete, caris, la grazia. Se tu c'hai questo, tutto il resto viene di conseguenza, te lo godi, te lo vivi. Se questo non c'è, c'è niente. E stai nel buio, stai nelle tenebre, stai come tutti quanti gli esseri umani, comprensibilmente, come dire, in balia di fatti, situazioni, vicende, storie che si imbarcameranno e che non hanno questa marcia in più, che noi, ripeto, non ce l'abbiamo perché siamo Superman, ma ce l'abbiamo perché il Signore la dona a sua figlia. Capite che è questa terza domenica d'Avvento che veramente nella gioia che annuncia ci prepara alla gioia profonda del Natale. Siano lodati Gesù e Maria.